prima di dare la parola al professor D'Ignazio, un ringraziamento a tutti i presenti, a tutti i giovani del Centro Rinascimento, di Giornate d'Europa, delle varie edizioni, a tutti i soci dell'Associazione Centro Rinascimento che insieme all'Università ha promosso questo incontro e alle scuole superiori che hanno voluto partecipare con i dei rappresentanti a questo incontro, al Liceo Classico Europeo Bernardino D'Alessio di Cosenza con le classi terza A e terza B dell'Europeo, se sbaglio mi potete correggere, accompagnati dai docenti Dino Mancuso e Maria Rosa Tassone. Non ho messo prima il cognome come si fa a scuola, quindi avevo qualche perplessità, e grazie davvero per essere venuti. E poi il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza con le classi quarta F, quarta G, quarta H, quarta B, qui quarta C e terza C, con i rappresentanti di queste classi, con i docenti Franco Mollo e Rossella Costabile. Poi ascolteremo anche alcuni ragazzi, perché abbiamo detto che un aspetto importante dell'Europa è l'Erasmus, la generazione Erasmus, quindi avremo la testimonianza dei giovani. E adesso do la parola al professor Guerino D'Ignazio, direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, amico di Giornate d'Europa e delle nostre iniziative, della nostra università estiva che si tiene a luglio nel Palazzo Rinascimentale di Aieta, che ha partecipato a tutte le edizioni con lezioni e anche sostegno. Con questo spirito gli do la parola. Sì, grazie. Però il microfono non credo che stia andando molto bene. No, non lo so se è il microfono. Vabbè, vai avanti. Comunque penso che riuscirete a sentirmi. Sì, sì. Allora, abbiamo aspettato in effetti una settimana prima di, dopo le celebrazioni che si sono svolte a Roma sabato scorso, perché volevamo appunto che i riflettori, sapete benissimo che le celebrazioni c'è sempre tanta retorica, ma volevamo riflettere appunto poi soprattutto con gli studenti, con i dottorandi, sull'Europa, sullo stato di salute dell'Europa in questo momento, che cosa rappresenta appunto l'Europa e che cosa può rappresentare, perché è chiaro che quando parliamo agli studenti noi parliamo a futuro, e abbiamo fatto bene ad aspettare, perché in questa settimana, quindi dopo il clima molto particolare delle celebrazioni, di cordialità, in questa settimana, martedì, i ministri degli interni dell'Unione Europea si sono riuniti e per esempio l'Austria ha, come dire, ha posto che il problema è che sui migranti in un certo senso c'è divisione, quindi dall'unità che era stata dimostrata a Roma sabato scorso, già martedì, come dire, si sono posti i problemi, diciamo, della divisione degli stati sul piano di accoglienza dei migranti. Ma mercoledì è stata recapitata appunto a Bruxelles la lettera della Premier britannica Theresa May, in cui si formalizza, come dire, il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che è la crisi più traumatica in effetti che l'Unione Europea ha attraversato in questi ultimi anni. E allora è chiaro che dobbiamo riflettere nell'università, dobbiamo riflettere con gli studenti soprattutto di che cosa significa oggi Europa. La sede della Scuola di Pubblica Amministrazione non è stata così per caso, anche se quest'aula è abbastanza ristretta, perché la Scuola di Pubblica Amministrazione, i corsi che noi facciamo, la formazione che noi teniamo, che i nostri corsisti, che per la maggior parte sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche in Calabria, e noi parliamo sempre di Europa e non possiamo non parlare dell'Europa. Che l'amministrazione, il sistema amministrativo è un sistema amministrativo europeo, e quindi la scuola si rivolge soprattutto all'esterno,
E non a caso, se voi notate, questa iniziativa l'abbiamo organizzato l'università, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, la scuola, ma insieme appunto al Centro Rinascimento, alle giornate europee, per mettere in risalto anche un altro fatto. E tenete presente, per informare, che una settimana all'anno, che in genere è a fine luglio, in un piccolo borgo della Calabria che è Aieta, si parla per una settimana, si riflette per una settimana sull'Europa. E questo io lo trovo un fatto importantissimo, perché al di là di come si può vedere l'Europa, di come si può analizzare l'Europa, però in un piccolo borgo isolato parlare di Europa veramente ha una visuale completamente diversa, per cui è importante quello che si fa. E naturalmente io non mi dilungo su questo, ma è stato detto anche da chi mi ha preceduto che l'Europa vive un momento di crisi. Le celebrazioni sembrano che veramente, come dire, in un certo senso va tutto bene, ma sappiamo benissimo che c'è una crisi. A parte la Brexit, ricordiamo, come dire, i problemi geopolitici che sono alle porte dell'Europa. Ricordiamoci della Turchia, ricordiamoci della Russia, ma ricordiamoci anche di quello che avviene dall'altra parte dell'Atlantico con la presidenza Trump, che ha detto chiaramente che lui vuole accordi bilaterali, che cerca di non... che lui, come dire, è contrario, o almeno non è favorevole, all'Unione Europea. E allora è chiaro che in quale direzione può andare la nostra riflessione. E a parte le riflessioni che lasciamo poi al dottor Praticò e all'europarlamentare Laura Ferrara, che parleranno appunto dopo di noi, e poi degli interventi programmatici, alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali faranno, io credo che veramente, come dire, se noi vogliamo guardare al futuro, il futuro davvero, come si dice, ha un cuore antico. Dobbiamo pensare veramente a quello che è avvenuto, quello che è stato proprio l'inizio dell'Unione Europea. Francesco Ragnolo prima si riferiva a Ventotene, noi siamo stati a Ventotene in giugno, ecco, Ventotene, 1941, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, delle persone lungimiranti scrivevano quel manifesto che poi ha dato l'avvio, è stata la base proprio culturale di quello che è stato, di quello che poi in effetti diventerà la Comunità Economica Europea prima e l'Unione Europea dopo. E allora è lì che, come dire, in un certo senso è nata la passione per l'Europa, il senso dell'Europa, che ha avuto in tutti questi anni dei periodi, diciamo, di accelerazione, ma adesso abbiamo un periodo di forse di freno, di regressione. Però dobbiamo recuperare quello spirito europeo. Questo credo che lo dobbiamo soprattutto per gli studenti. Prima si parlava appunto di generazione Erasmus, lo dicevo in un'intervista, ma lo ripeto anche perché lo dico sempre, e io è una cosa che ricorre spesso nei miei interventi sull'Europa, e mi riferisco ad Umberto Eco. Umberto Eco diceva che il programma Erasmus è il programma che ha avuto maggiore successo, il programma europeo che ha avuto maggiore successo, e che rappresenta veramente il collante dell'Europa. Fa in modo che i giovani europei, e qui ce ne sono qualcuno, ma anche Laura Ferrara è stata della generazione Erasmus, ha vissuto questa esperienza Erasmus che segna nella vita e nel percorso formativo, i giovani europei veramente si abituano a pensare europeo, a vivere europeo, a studiare europeo. E questa è una cosa che in un certo senso rimarrà poi anche per tutto il resto forse della vita, insomma. E allora quello che noi dobbiamo fare è fare in modo che altri studenti Erasmus,
molti altri studenti Erasmus possono, ci siano, abbiano questa, la possibilità di fare questa esperienza, perché in questo modo noi costruiamo veramente delle basi solide per l'Europa. L'iniziativa di oggi vuole, deve essere proiettata proprio per il, verso il futuro, e vorremmo appunto che ci fosse un momento di riflessione sull'Europa per capire dove sta andando appunto l'Europa. Grazie.